Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Mario Luigi Bowser Inside Story. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con noi che abbiamo combattuto contro il castello gigante di Peach e nuovamente siamo sopravvissuti. Oggi però inizia il backtracking di Bowser. Adesso vediamo se in un episodio solo riesco a farlo di entrambi, ma ne dubito. Quindi, qua nel castello non mi sembra ci sia rimasto più niente da controllare. Quindi con Bowser appunto proseguiamo e usciamo da qui. Come ho detto, il mio obiettivo principale è prendere adesso l'attacco speciale dal nostro amico dei blocchi. E fino a là non ce lo toglie nessuno. Ma Bowser! Scappiamo! E detto questo io... Oh, guarda, qua c'è una X. Non ho intenzione di farmi il passaggio, tranne dove necessario, con i vari teletrasporti, ma ce la facciamo a piedi, perché magari a piedi vediamo sporgenze che a primo impatto non abbiamo visto, cose che non abbiamo visto la prima volta. Poi c'è anche la tizia qua dei blocchi, sì, quella del massaggio. Però quella missione lì la ritengo talmente secondaria che... mi scoccia anche solo l'idea di mettermi a farla. E non l'ho preso mai, vero? Anche in acqua forse c'è qualcosa che devo fare, vero? No, in acqua qua ci eravamo già stati. Ok, qui invece abbiamo una zona dove arrampicarci. Ah, qua è dove c'era lo shortcut, il tubo per Mario e Luigi. Ecco, fatto. Effettivamente, cosa porta Bowser da questa parte? Bella domanda. Lo riporta in questa zona qui, perfetto. Che qua un po' di robe da scalare effettivamente c'erano. Niente di che, perché erano le zone iniziali. Però, tipo qui, c'è un oggetto di sicuro. Vediamo che cosa c'è. Un blocco con un guscio forte. Forte in difesa, un po' meno in attacco. Certo, la difesa lì non è mica male, anzi. E rieccoci alla spiaggia Bau Bau. Qui per Bowser non mi sembra ci sia nulla. Qui invece nella foresta... allora, da questa parte non c'è nulla, da questa parte non c'è nulla. C'è solo il nostro amico bloccoso, giusto? Non penso ci sia nulla per Bowser da queste parti. A parte qua in fondo che c'è tutto il muro da scalare. Eccoti i tuoi amicetti bloccosi. Oh, cosa vedo nei miei occhi? Merci, merci beaucoup. Quanti amo i blocchi. Miau. Grazie, Ledigo, sei diventato così allegro. Oh, prenda questo modesto souvenir. E vai. Bracciale blocco. Bracciali blocco. Vai, poi. Zanne blocco. Poi. Guscio blocco. Mie mie. L'anello blocco. Pam 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 pam. Ha trovato l'ultimo fuffi blocco. Vieni, Memoche. Ce l'ha fatta, fido blocco, vieni. Adesso potrà fare lunghissime passeggiate con fluffy blocco. Wow. Grrr. Fido blocco così contento, che l'amor. Grrr. Ehi, che stai dicendo? Lo porti a passeggiare, su su vada. Fido blocco non vede l'ora di essere, di viaggiare con lei. Che cosa me ne faccio? Si è dimenticato, Fido Block è fortissimo. Movimenti 3 veloci, attacchi 3 potenti. Spaccherà via tutti i nemici che non batte d'occhio. E va bene, sarà l'unità cinofila del mio grande esercito. Su, muoviamoci. Grrr. Fido Block sarà al tuo fianco, ora puoi usare l'attacco Fido Block. Vuoi provare l'attacco? Ho sbagliato. Che satisfaction! Sì, saremo per sempre grandi amici. Non ci rivedremo mai più dopo questo gioco. Ci occupate anche dell'equipaggiamento. Hai roba nuova quindi ora che ti ho dato i fuffi blocco? No, ovviamente. Merci beaucoup, au revoir. Fido blocco è davvero l'attacco più forte del gioco se usato bene. L'attacco più forte del gioco di Bowser, partiamo da quel presupposto. Chissà se Bowser è un'interazione unica qua, ma ne dubito altamente. Vediamo. Ovviamente non c'era nulla. Ti immagini se gli dava fuoco e diceva: ah, che soddisfazione adesso. Ok, di qua invece. Aspetta, con Mario e Gigi di qua ci sono già passato. Ok, usiamo il teletrasporto e andiamo nella zona del castello. Ok, siamo in questa zona qui. Dobbiamo andare nella zona dei banchetti, perché mi è stato detto che ho lasciato dietro un oggetto.
Per il resto non mi sembra di aver lasciato indietro nulla, giusto? Ok, rieccoci nella zona dei banchetti. Mangiamo. Nom 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 nom. Nom 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 nom. Rub rub rub. Visto, te l'avevo detto, sei diventato di nuovo una botte. Possiamo ancora provare ad andare in quell'area del corpo, ma credo che non ci serva niente. Mi puoi fare il favore di tornare come prima? Non ho tempo di stare qui ad ammirare il tuo appetito. Doppie monete da nemici sconfitti. Mica male. Ecco fatto. Ora così dovremmo aver sbloccato. Esatto, la prossima zona. Oh, ma guarda, c'è un muro nascosto con dentro un'ultra nocciolina e le calze esperienza. Ok, torniamo da Bowser. Ok, credo di aver preso tutto in questa zona, forse. Dunque, guardiamo la mappa. Sai che forse no? Non penso di aver lasciato nulla in questa zona. Mi è rimasto questa zona qui. Questa zona qui mi è rimasta. Ma come ci salgo? Bella domanda. Perché a me quello sembra più un tubo per Bowser che per Mario Luigi. Eh sì, vedi, è un tubo grosso, non è un tubo piccolo alla Mario Luigi. E infatti lì c'è anche un blocco. Non mi sembra ci siano aree che non ho visitato qui. Ah, è vero, c'era questa frattura qua nella roccia. Ecco come si passava. Ecco fatto. Allora, qui c'è il tubo che andiamo subito a prendere. Questo bracciale unità, che probabilmente aumenterà l'attacco dei nostri attacchi speciali, vero? No, recupero due punti. Wow, esattamente quello che ho detto, identico. Di sotto c'è qualcosa? Sì, c'è un blocco con una stella mella e zona per Mario e Luigi. Interessante. Ok, penso sia rimasta solo un'unica cosa da fare con Bowser, cosa che avrei evitato più che volentieri in realtà, ovvero andarci a fare la signora bloccosa. Stavolta ci proviamo con la tavoletta grafica, senza nessun tipo di sicurezza. Iniziamo ovviamente dal peggiore. Niente, non riesco a farla. La odio sta modalità. Odio te, odio il tuo stupido minigioco e odio anche i premi che mi dai. Perché tanto io il gioco l'ho già finito anche senza il bisogno di avere i suoi stupidi oggetti. Quindi vuol dire che è inutile sta stronza. Lei e i suoi oggetti delle balle. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito come al solito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.